Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video, questo relativo al segno del Capricorno per novembre 2019, Sole, Luna, Venere, Ascendente. Tutte le carte che utilizzerò saranno riportate nella descrizione al video. Vediamo che cos'è che succede per il Capricorno in amore a novembre 2019. Che cosa succederà per il segno del Capricorno a novembre 2019? Cosa succederà per il segno del Capricorno? Novembre 2019. Allora, abbiamo la carta dell'otto di denari del mago. Quindi questo già mi dice che voi vi impegnerete tanto per manifestare un'unione con qualcuno che potrebbe essere tra l'altro un segno d'aria per molti di voi. Vediamo che cos'altro possiamo sapere per il segno del Capricorno novembre 2019. Abbiamo un'energia femminile che è un segno di terra, del resto lei indica proprio il Capricorno, la regina di denari, e poi abbiamo il diavolo che pure indica il Capricorno. Andiamo ancora, abbiamo la carta del sole. Cos'altro accadrà per il Capricorno? Abbiamo il 4 di bastoni. Ed abbiamo tante altre diverse carte che voglio prendere in considerazione. Allora, abbiamo il 7 di spade sul fondo del mazzo, quindi questa è l'energia di una persona che si comporta in maniera scorretta, agisce alle spalle o comunque tende a sfuggire a quelle che sono le sue responsabilità. Allora, io vedo che nel mese di novembre 2019 il Capricorno si impegnerà tanto per manifestare un'unione o comunque un rafforzamento del rapporto con una specifica persona. Le coppie in particolare che vedo sono quelle del segno di terra, Capricorno in questione, e anche di un segno d'aria che potrebbe essere gemelli, acquario o bilancia. Sento che c'è molta passione tra voi, data dalla presenza del diavolo, però il diavolo indica anche una sorta di dipendenza e di attaccamento, così come anche di intenzioni tossiche. Quello che vedo per il Capricorno durante il mese di novembre 2019 è che ci sarà questo riavvicinamento con questa persona o comunque un rafforzamento del vostro legame, però dovete fare attenzione perché c'è la presenza di schemi tossici e di qualcuno che cerca fondamentalmente di agire alle spalle. Ci saranno dei momenti felici e di chiarezza, momenti di stabilità, di gioia, di condivisione e di maggiore solidità tra di voi, così come ci saranno dei momenti in cui non riuscirete a capire esattamente quali saranno le intenzioni di questa persona. Vediamo se possiamo avere maggiori informazioni per il segno del Capricorno, novembre 2019. Abbiamo la carta della dipendenza, appunto, che è presente anche con la carta del diavolo, abbiamo la carta della maschera, abbiamo la carta di partner karmico, quindi fate attenzione. C'è la carta del cambiamento. Abbiamo la carta dell'universo. Cos'altro possiamo sapere? Abbiamo la carta del 6666, quindi potreste vedere molti 666 oppure 6666 che stanno a indicare che dovete rivalutare praticamente la situazione per vederla in maniera chiara. Abbiamo la carta del dolore. La carta del tradimento. Questo tradimento potrebbe riguardare un tradimento effettivo, oppure semplicemente questa persona girerà le vostre spalle e quindi in qualche modo vi tradirà. Considerate che è qualcosa di completamente riversibile, nel senso che potrebbe essere il Capricorno a fare questo, oppure potrebbe essere la persona che è in rapporto con il Capricorno. Vediamo ancora altre informazioni per il Capricorno, novembre 2019. Abbiamo la carta della felicità.
che è la carta dei segreti con i cicli, e poi abbiamo la carta della tranquillità. Allora, qui sotto abbiamo anche la carta dell'anima gemella. Potreste andare in direzione di una persona che è molto più stabile per voi, però quello che penso è che dovrete prima superare praticamente dei cicli che sono connessi con questo individuo. Vedo che c'è un'alternanza appunto tra due diversi stati d'animo, quello del dolore e quello della felicità. Del resto l'avevamo visto praticamente anche qui, perché abbiamo l'alternanza del sole, l'alternanza della luna. Ci sono momenti di chiarezza e momenti di dubbio, momenti in cui sarete più felici, momenti invece in cui sperimenterete più dolore. E quello che dovete fare praticamente è rivalutare la situazione ed effettuare un cambiamento, perché qui c'è troppa dipendenza ed attaccamento all'interno del rapporto, e finché ci sarà dipendenza, vi sentirete in qualche modo incompleti senza quella persona, voi non supererete un determinato ciclo karmico. Si può trattare di una persona che è un vostro partner karmico, oppure semplicemente di un'energia karmica che deve essere ripulita. Di fatto avrete a che fare con una persona che indossa una maschera e che praticamente agisce alle vostre spalle, ha dei segreti nei vostri confronti. Sappiate sempre che comunque l'universo vi protegge, che tutto è orchestrato dall'universo affinché voi possiate evolvere. Fatemi sapere se ha risuonato con voi, io vi ringrazio per aver visto il video, poi ci vediamo molto presto in un prossimo, ciao a tutti!